Buongiorno a tutti. Come dicevo, l'Università di Parma è molto orgogliosa di ospitare il congresso Alma Laurea 2017. Vi porto i saluti del magnifico rettore, del nostro magnifico rettore, che mi ha delegato all'apertura di questo importante congresso. Desidero ringraziare tutti i presenti e riformulare il mio caloroso benvenuto a tutti. Mi auguro che l'evento di oggi possa essere anche un'occasione per tutti voi per conoscere più direttamente l'Università e la città di Parma. Ringrazio a nome mio del magnifico rettore e dell'Ateneo intero, in particolare la Ministra che ci onora della sua presenza e il Presidente Alma Laurea Ivano Dionigi per aver reso possibile la realizzazione di questo evento oggi a Parma. L'Università di Parma partecipa al Consorzio Interuniversitario Alma Laurea fin dalla sua attivazione. Quando il Ministero affidò all'Università di Bologna, ideatrice dell'iniziativa Alma Laurea, l'incarico di estendere questo importante osservatorio statistico alle altre università italiane. Da allora però il Consorzio è cresciuto molto, fino ad includere oggi la quasi totalità degli Atenei italiani. Nato con il prioritario obiettivo di predisporre una banca dati, oggi il Consorzio rappresenta un qualcosa di più complesso, un sistema informativo molto più articolato, arricchito da uno scambio di flussi informativi tra una pluralità di diversi soggetti. Alma Laurea è oggi uno strumento quindi di ben più ampia portata rispetto a quello che aveva originariamente. Offre strumenti per favorire l'occupazione dei giovani, per monitorare l'efficacia dell'offerta formativa del sistema universitario italiano e fornisce agli Atenei consorziati strumenti indispensabili di gestione che assicurano agli organi di governo degli Atenei, ai nuclei di valutazione e alle commissioni impegnate nella didattica e nell'orientamento attendibili e tempestive basi documentarie e di verifica che sono volte a favorire i processi decisionali e la programmazione delle attività, con particolare riferimento a quelle di formazione e di servizio destinate al mondo studentesco. Ma costituisce anche sempre di più uno strumento, è già stato ricordato, che insieme ad altri contribuisce ad una valutazione comparativa degli Atenei e alla loro classificazione, contribuendo dunque ad orientare le scelte dei giovani in vista dell'iscrizione all'università. Questa nuova funzione della banca dati Alma Laurea e delle analisi correlate nella cornice dell'autonomia amministrativa degli Atenei e del finanziamento pubblico legato al costo standard dello studente rende quindi particolarmente delicata la gestione sia politica sia tecnica del consorzio stesso. Ciò rende necessaria un'attenta partecipazione degli Atenei consorziati agli organi sia politici sia tecnici di governo. A tale proposito, opportunamente il Consorzio ha recentemente approvato una revisione statutaria che ha consentito di formalizzare questo allargamento delle attività anche alla luce del progetto ministeriale dell'Anagrafe Nazionale dei Laureati. Il nuovo statuto prevede che il Comitato Scientifico Strategico possa essere allargato per consentire un'ampia possibilità di rappresentanza degli Atenei consorziati e delle diverse aree culturali. Nello stesso tempo voglio ricordare che il Consorzio svolge anche un'altra importante funzione che oggi vediamo proprio qui anche realizzarsi, quella di stimolare riflessioni, momenti di condivisione e confronto a livello sia nazionale sia internazionale su tematiche che stanno assumendo un'importanza strategica per lo sviluppo del sistema formativo universitario. Mi riferisco ad esempio al tema al centro del congresso di oggi, università e skill nella seconda fase della globalizzazione. Il contesto in cui gli Atenei si trovano ad operare oggi è un contesto che ha subito rapide trasformazioni in questi ultimi anni. Esso è caratterizzato da un continuo modificarsi dei comportamenti e delle strategie di famiglie, imprese e governi in riferimento sia al sistema formativo in senso lato, sia alle sue connessioni con il mondo e il mercato del lavoro. In particolare, nella seconda fase della globalizzazione, che si è avviata dopo il 2007, si è verificata una forte valorizzazione e ridefinizione delle skill e una forte crescita della mobilità dei lavoratori high-skilled. Questa situazione deve indurre gli Atenei a riflessioni continue per riprogettare o integrare l'offerta formativa con nuovi strumenti. Infatti l'Università non può sottrarsi al compito di fornire agli studenti e ai laureati quei saperi aggiuntivi, quelle che oggi vengono chiamate competenze trasversali, che stanno emergendo come fondamentali nei diversi ambiti professionali.
L'università, pur non abdicando alla propria missione primaria di alta formazione e ricerca, deve offrire ai giovani l'opportunità di acquisire queste competenze già durante il percorso degli studi, in modo che essi siano in grado di rispondere con autonoma e tempestiva capacità propositiva alle trasformazioni socio-economiche e alle esigenze del mercato del lavoro, che in ultima analisi sono sempre esigenze del sistema Paese. Altri spunti interessanti che saranno oggetto di approfondimento nel convegno di oggi sono quelli relativi al ruolo dell'università nel sostenere e nel promuovere l'autoimprenditorialità dei laureati e il tema Industria 4.0. Anche in relazione a queste tematiche, il tessuto produttivo sta manifestando forti esigenze e gli Atenei non possono sottrarsi all'impegno di formare laureati in grado di affrontare con successo le sfide dell'innovazione. Tutti questi temi verranno affrontati proprio grazie alla rete di collaborazione instaurata dal Consorzio Alma Laurea sotto una prospettiva che è non solo nazionale, ma che si rivolge all'Europa e ai paesi extraeuropei. Con questa riflessione chiudo il mio intervento, rinnovo i miei ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo convegno e auguro a tutti presenti un buon lavoro.